Nei tuoi confronti, subito appena sei uscito da Amici, a differenza del passato, anche la critica e soprattutto il pubblico ha avuto un'attenzione nei tuoi confronti per la sensibilità, per la tua voce, diciamo anche per il tuo carattere. Sembri quasi una, non so come dire, che vive in maniera molto leggera quello che gli è accaduto. Secondo te, questo modo disincantato, leggero, quasi normale, fa sì che ci sia più empatia col pubblico? Cioè, non sei una star, insomma. No, io vivo veramente con leggerezza queste cose, perché non voglio flipparmi appunto sul sistema, come dice Fabrizio, e perché non voglio che le ragazze vedano in me una diva, una superfiga, un mito che non sono, perché io sì, sto in televisione, ma loro vedono solo quello, ma io quando torno a casa ho da fare lavatrici, pago l'affitto, faccio la spesa come tutti gli altri. E quindi non voglio che loro diventino, cioè, Certo, sì. voglio diventare come te, no? Tu non devi diventare come me, tu devi migliorare te stessa e ambire a molto più di quello che ho Senti, tu fatto hai io. ascoltato, è bellissimo quello che dici. Tu hai ascoltato perché l'hai raccontato molte volte come formazione musicale i dischi anche che ti passava tuo padre, Sì, ovviamente. soprattutto quello. Secondo te, l'amore raccontato negli anni 60-70 e l'amore raccontato oggi in una canzone magari scritta da te, come cambia? Cioè, come si fa a raccontare l'amore senza risultare banali o retorici? Beh, il problema non sono le canzoni, il problema è che l'amore è diventato banale agli occhi della gente. Quindi il problema non sono le canzoni, il problema è come la gente oggi, i ragazzi oggi percepiscono l'amore. Ecco perché le canzoni una volta avevano più Tu presa, riesci a perché raccontarla questa esistevano i cosa? sentimenti veramente, adesso Parla no. come un libro No, no, ma è stampato, sì. bravissima. Io No, no. e la cosa che colpisce è che a differenza di molti altri artisti sa anche motivare quello che fa. Ma la fai Per sentire, ma ti Certo. riconosco dai giorni, se me la fai sentire. Assolutamente. Quanto Emma, dai. vuoi? Facciamo la presentazione. Allora, dai, riprendo, aspetta. Aspetta, aspetta, do Vai. 20 euro, fa 20 male se il euro. tipo. Mi sono guadagnato la pagnotta. Grazie a te, mi sono Ecco, guadagnato la pagnotta. Allora, in diretta al Teatro Parioli, Emma. Convincermi che tutto è stato inutile tra noi. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia, che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno, vienimi a te.